Gloria all'Onnipotente, alleluia al Dio vivente, gloria a Cristo, alleluia. Padre, ti ringraziamo ancora in questo momento, Signore, nella tua divina presenza, nella tua divina unzione, nella tua divina, Signore, maestà, la tua divina gloria. Siamo qui, Signore, alleluia, davanti a te nello spirito, Signore, per ringraziarti, oh, per adorarti, Gesù, alleluia, ti adoro, ti ringrazio, alleluia. Padre, ancora in questo momento ti chiedo, prendi il controllo, la guida, la presidenza, Signore, alleluia. Signore, purificaci dalla testa fino ai piedi, nel cuore, nell'anima, nella mente, Signore, alleluia. Purificaci in ogni area della nostra vita, dentro e fuori abbiamo bisogno, Padre, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, alleluia. Guida tu ancora questa lettura biblica, Padre, questa riflessione, oh, ramataka bashere bekei, nel nome di Gesù, guida ogni cosa, Signore, oh, per la tua gloria, Dio del cielo, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, alleluia.
falsa, tutto intorno. Piango ai piani tuoi, lacrime d'amore, perché donna Adonai, alleluia, ricevi la gloria, alleluia. Sono qui davanti a te. E non mi importa più il mio passato. Quando ero solo, senza di te, in questo mondo. Signore, ti ringraziamo, Dio onnipotente, Dio vivente, ancora questa sera, alleluia, io grido a te, alleluia, osanna al re dei re, osanna al Signore dei signori, alleluia, gloria a Gesù Cristo, grazie mio Dio, apri i cieli ancora in questo momento, dissolvi qualsiasi tenebra, Padre, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, fai brillare la tua luce, la tua gloria, la tua unzione, la tua verità. Padre, nel nome di Gesù, guida tu questa lettura, questa riflessione in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, il Signore vi benedica, carissimi. Pace a tutti. Nel grande amore di Dio vi saluto qui dalle Marche. Amen, alleluia. Scusate se sentite dei rumori in sottofondo, purtroppo a volte passano le macchine, passano le moto, si sentono questi rumori che vogliono disturbarci. C'è anche una specie di concerto in sottofondo qua nei dintorni, stanno facendo qualche manifestazione mondana, ma noi siamo qui, alleluia, a proclamare Cristo, sapienza di Dio, la via, la verità e la vita, alleluia, l'unica verità, l'unica salvezza. Amen, gloria, gloria, gloria al Signore nostro Gesù Cristo. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Vogliamo continuare la lettura biblica rapidamente? Amen. Evangelo secondo Luca,
capitolo 21, pregate per me, fratelli, che io mi possa concentrare, gloria a Dio, perché a volte questi rumori cercano di disturbare, di distrarre, di mettere qualche impedimento, ma noi vogliamo sgridare ogni cosa per concentrarci nella parola del Signore. Padre, guidaci, parlaci, mio Dio, mio Re, mio Signore Salvatore Gesù Cristo, dissolvi ancora ogni tenebra di questo mondo. Vogliamo leggere la tua parola, alleluia, nella santa pace, nella santa benedizione, nella santa unzione. Guida, apri i nostri cuori, le nostre menti, aprici ancora le scritture profetiche. Signore, nel nome di Gesù Cristo, benedici tutti i fratelli, le sorelle, riempili di Spirito Santo, di forza, di vigore, di gioia, i miei cari fratelli, Signore, la tua Chiesa, il tuo popolo, rinvigorisci, alleluia, ogni cuore, alitamate, kababashore, che metai, irichendere a soa, alleluia, benedici, benedici ogni fratello, Padre, ogni servo, ogni tua figlia, nel nome di Gesù, manda la grande pioggia dello Spirito su di loro, rigenera, rinnova, rinforza, Signore, alleluia, Padre, grebete, cabarasciai, te lo chiedo, mio Dio, nel nome di Gesù Cristo, stendi la tua mano su tutti coloro che ti cercano, nel nome di Gesù, amen, gloria a Dio. Luca capitolo 21, vogliamo continuare la lettura, amen, dal verso 20, amen, al verso 19 Gesù disse: nella vostra perseveranza possedete le anime vostre. Fratelli, noi dobbiamo perseverare in questi tempi finali, in questi tempi caotici, in questi tempi di confusione nel mondo, come stiamo dicendo, confusione spirituale, religiosa, false dottrine, falsi profeti, attacchi, persecuzioni. Stiamo vedendo gli eventi degli ultimi tempi, degli ultimi giorni che si compiono veramente davanti ai nostri occhi. Ci sono situazioni di vario genere che vorrebbero disturbarci o impedirci di andare avanti, ma il Signore dice: con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Noi dobbiamo perseverare, fratelli, cioè, carissimi, andare avanti, continuare nel cammino cristiano, continuare a pregare, continuare, alleluia, a servire Cristo, continuare, alleluia, nella volontà di Dio, perché a volte il nemico dell'anima nostra, che il Signore lo sgridi, vorrebbe bloccarci, fratelli, vorrebbe intimorirci proprio con le circostanze, con le avversità, con le tribolazioni, le persecuzioni. Il diavolo vorrebbe impaurirci affinché noi non continuiamo più a fare la volontà di Dio, ma il Signore dice: nella vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Noi dobbiamo perseverare, cari, nella grazia, che rabatala mascia, alleluia, cari, nella fede dobbiamo andare avanti, essere costanti, essere, alleluia, decisi di andare avanti nella chiamata del Signore. Vogliamo andare avanti, nella vostra perseveranza possedete le anime vostre, amen, gloria a Dio, alleluia. E poi dice al verso 20, Luca 21 verso 20, il Signore parla ancora dei segni profetici, amen, dice: ora quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora coloro che sono nella Giudea fuggano sui monti, e coloro che sono in città se ne allontanino, e coloro che sono nei campi non entrino in essa, poiché questi sono giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Alleluia. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni,
perché vi sarà una grande avversità nel paese e ira su questo popolo, ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Mi voglio fermare qui, cari nella grazia. Questa parola profetica riguardo a Gerusalemme, fratelli, ha già avuto una parte di compimento. Questa è una parola profetica che ha due aspetti. Un aspetto si è già compiuto nell'arco della storia fino ad oggi. Noi abbiamo visto, fratelli, già il compimento di questo brano profetico riguardo a Gerusalemme, che sarà calpestata dai gentili, fratelli. Se voi oggi avete il privilegio di andare a Gerusalemme, voi potrete constatare, carissimi, io lo dico perché sono stato qualche mese fa, per la gloria di Dio, noi possiamo vedere il compimento reale, tangibile di questa parola profetica. Gerusalemme, fratelli, è calpestata dai gentili. A Gerusalemme ci sono gentili, cioè uomini di ogni razza, che stanno in un certo senso calpestando Gerusalemme. E se voi andate a Gerusalemme vedrete proprio, fratelli, purtroppo, una Babilonia. A Gerusalemme c'è di tutto e di più, ci sono tutte le razze. A Gerusalemme voi potrete vedere persone che vengono da tutte le nazioni e proprio letteralmente calpestano Gerusalemme. Gerusalemme è calpestata dai gentili, anche in un senso spirituale. Voi sapete che in quella città dove gli antichi profeti di Dio parlarono per volontà di Yahweh, parlarono la parola di Dio, parlarono la verità, dove Gesù camminò con i suoi apostoli, dove, alleluia, la Chiesa primitiva vide la discesa dello Spirito Santo con potenza, proprio in quella città dove Gesù è stato crocifisso, oggi, fratelli, i gentili, i popoli pagani, hanno fatto tanti abomini, proprio lì a Gerusalemme, che è chiamata la città del grande re, la città dove Dio si manifestò a Israele, la città dove c'era il Tempio di Salomone, la città dove il Dio apriva il rotolo tramite i profeti, dove Dio parlò tramite i profeti, ma soprattutto dove Dio stesso si manifestò in Cristo Gesù, alleluia, che venne proprio, alleluia, dal cielo e nacque nei dintorni di Gerusalemme, fratelli. Betlemme rimane proprio nei dintorni di Gerusalemme, e il Figlio di Dio venne dal cielo e si manifestò a Gerusalemme. Ma oggi vediamo che Gerusalemme, purtroppo, fratelli, come città e come popolo, si trova in una condizione di decadenza, e la parola profetica si è compiuta. Gerusalemme è stata calpestata dai gentili, e voi a Gerusalemme vedrete proprio un sconvolgimento spirituale. Voi vedrete come i gentili, per esempio, ci sono a Gerusalemme tante costruzioni religiose, tanti templi che hanno invaso, fratelli, hanno proprio profanato quella città che doveva essere la città santa dell'Iddio del cielo. A Gerusalemme possiamo vedere templi musulmani, templi islamici, moschee. Addirittura nel luogo del monte dove sorgeva l'antico tempio, alleluia, di Salomone, oggi c'è una moschea, fratelli, che è stata costruita proprio, possiamo dire, abusivamente dagli arabi, quando in un periodo della storia invasero Gerusalemme. Poi a Gerusalemme possiamo vedere tanti templi idolatrici che il cattolicesimo, il Vaticano corrotto
ha perfino costruito a Gerusalemme. A Gerusalemme voi potete vedere dei cosiddetti santuari, delle cosiddette cattedrali cattoliche piene di idolatria. Gerusalemme è stata calpestata dai gentili, fratelli. A Gerusalemme voi potrete vedere dei templi ortodossi pieni di idolatria, per esempio a Betlemme, o dove c'era il sepolcro, dove il corpo Gesù era stato posto, ma poi è risuscitato. Oggi potrete vedere, fratelli, tristemente una idolatria satanica. I pagani hanno calpestato Gerusalemme. A Gerusalemme c'è ogni tipo di abominio, fratelli. Abomini spirituali, abomini morali, corruzione di ogni genere. Gerusalemme è stata calpestata dai gentili, fino dai tempi antichi. I gentili, i popoli pagani volevano conquistare Gerusalemme, la volevano dominare. E noi vediamo che nel 70 d.C., fratelli, queste parole profetiche si adempirono alla lettera. Gesù disse: quando voi vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. E questa parola si è compiuta alla lettera. Nel 70 d.C. l'impero romano, gli eserciti di Roma circondarono Gerusalemme, fratelli, e invasero, alleluia, la città che doveva essere la città santa. Fu invasa da una legione dei romani, da un esercito romano guidato da Tito, e loro in poche parole invasero la città, uccidendo uomini e donne, violentando le donne, distruggendo, fratelli, le case, le mura di Gerusalemme. E a un certo punto i soldati romani, dice la storia, erano ubriachi, erano alcolizzati, erano tutti veramente indemoniati. Loro videro che il tempio di Gerusalemme era rivestito d'oro, e allora questi soldati ubriachi, posseduti, pieni di violenza, loro, per prendere quell'oro che era nel tempio, per impadronirsi di quell'oro, di quelle pietre preziose che erano nel tempio, loro distrussero il tempio, lo diroccarono, e non rimase pietra su pietra. Fratelli, la parola profetica di Cristo si è già compiuta. Questa profezia che Gerusalemme doveva essere circondata dagli eserciti si è compiuta svariate volte nella storia, non solo in questo periodo che vi sto raccontando nel 70 d.C., ma in tanti altri periodi in cui i popoli pagani, i popoli gentili hanno cercato di invadere, hanno invaso Gerusalemme in vari periodi della storia. Noi possiamo vedere anche, in un certo senso, quello che i nazisti hanno fatto contro il popolo di Dio, fratelli, perseguitandoli e uccidendoli, li volevano sterminare, ma non ci sono riusciti, gloria a Dio, perché al di là di ogni situazione avversa, il Dio lascerà sempre un residuo in Israele. Gloria a Dio. Questa parola profetica, fratelli, ha avuto il compimento in vari periodi della storia, ma per certo avrà ancora un compimento nel futuro, durante i giorni della fine, quando l'anticristo, fratelli e sorelle, guiderà gli eserciti, possiamo dire, delle nazioni, per andare ancora una volta a distruggere Gerusalemme. È scritto, e ci sarà una grande battaglia, fratelli, in quei territori, ma Dio stesso combatterà dal cielo in favore del suo popolo. Alleluia. Questa parola, fratelli, si compie. Questa parola profetica ha svariati compimenti, sono già
stati manifestati nel passato, ma si manifesteranno anche nel futuro, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti. Voi sapete che tutte le nazioni arabe odiano il popolo di Israele. Tutte le nazioni arabe che circondano Israele, se loro potessero, assalirebbero Gerusalemme, fratelli, in qualsiasi momento. Ma vi voglio dire, fratelli, per la grazia di Dio, per la misericordia di Dio, il popolo di Israele non è mai stato distrutto. Hanno cercato di distruggerlo, ma il popolo di Israele è sempre risorto, alleluia, più forte di prima, perché il Signore ha fatto un patto eterno con loro. E anche se loro sono stati ribelli nei confronti del Messia, il Dio della gloria ha avuto pietà di loro nella storia, fratelli. E il Signore ha adempiuto le profezie riguardo Israele. Dio aveva predetto che loro sarebbero stati dispersi fra le nazioni. Ma Dio aveva anche profetizzato tramite i profeti che i figli di Israele sarebbero ritornati nella loro terra, che Dio aveva dato ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Ci sono innumerevoli profezie anche riguardo gli ultimi tempi che Israele sarebbe ritornato nella sua terra. E noi stiamo vedendo, fratelli, ogni giorno il compimento di questa realtà. Nel 1948 Israele è stato di nuovo riconosciuto come una nazione, dopo 2000 anni circa che loro erano stati dispersi fra le nazioni. Nel 1948 loro sono ritornati nella loro terra, hanno ritrovato la loro identità come nazione, hanno in poche parole ritrovato la loro lingua, la loro cultura. E fratelli, oggi come oggi possiamo dire che la nazione di Israele è una nazione prospera, che è rifiorita. La nazione di Israele è una nazione, fratelli, alleluia, per la grazia di Dio, una nazione che fiorisce, che germoglia. Gesù aveva parlato del germogliare del fico. Quando il fico germoglia, noi dobbiamo capire che l'estate è vicina e veramente la nazione di Israele è rifiorita in un modo straordinario, in un modo soprannaturale. Addirittura il governo di Israele, con tanti uomini che veramente hanno una intelligenza particolare che sicuramente Dio ha dato loro, scienziati, uomini veramente che hanno delle facoltà con la tecnologia, con la scienza, loro hanno fatto fiorire letteralmente il deserto. Ci sono zone in Israele che fino a pochi anni fa erano desertiche, era un deserto, ma oggi certi scienziati o certi uomini che hanno fatto degli studi, diciamo, hanno inventato un modo, sempre, fratelli, vogliamo dire grazie a Dio, perché ogni bene viene da Dio, e questi uomini hanno veramente avuto la capacità di inventare dei metodi di irrigazione nel deserto. E oggi come oggi veramente Israele ha fatto fiorire il deserto, e loro veramente producono frutta, esportano frutta. E fino a pochi decenni fa Israele era una nazione immersa nel deserto. E se voi vedete delle foto satellitari, voi vedrete che in tutta quella zona del Medio Oriente, dove ci sono le nazioni arabe, voi vedrete che l'unico punto verde che si vede dal satellite è proprio Israele. Israele, fratelli, è fiorito in mezzo a quelle nazioni, perché Dio è fedele, non perché loro siano particolarmente bravi o dotati o intelligenti, ma perché Dio è fedele.
al suo patto fatto con i padri, il patto con Abramo, Isacco, Giacobbe. E Dio aveva profetizzato tramite i profeti che lui avrebbe fatto rifiorire Israele, che Israele, c'è una profezia in particolare nel libro del profeta Ezechiele, che Israele avrebbe riempito di frutti la terra. E oggi come oggi è una realtà, Israele è uno dei maggiori esportatori di frutta nel mondo. Addirittura si dice che la nazione di Israele sia il più grande produttore di fiori nel mondo intero. Addirittura Israele esporta fiori, alleluia, verso l'Europa, verso i paesi occidentali. Israele, che era un deserto, oggi esporta tutte queste meraviglie, questi frutti, questi prodotti preziosi. Per non parlare della tecnologia, dell'avanzamento, fratelli, tecnologico, in certi aspetti anche della medicina, in certi studi a livello veramente profondo. Israele, fratelli, è dotato di capacità che poche nazioni hanno sulla terra. Eppure è una nazione piccolissima, è un popolo piccolissimo, ma è un popolo, alleluia, oh alleluia, che rimane sempre, gloria a Dio, sotto lo sguardo del Dio del cielo, perché Dio ha fatto un patto con questa nazione e alla fine li restaurerà, fratelli. Amen. Ecco perché il Signore si prende cura di Israele. C'è una profezia, voglio leggerla, nel profeta Zaccaria, in cui dice che anche se tutte le nazioni venissero contro Israele, non la potrebbero sconfiggere. Ed è questo quello che le nazioni cercano di fare, fratelli. Negli anni 60, quando il popolo di Israele stava ritornando nella sua terra, i paesi arabi si ribellarono contro il ritorno degli ebrei nella loro terra che Dio aveva dato ad Abramo. E le nazioni arabe che circondano Israele, circa 6 o 7 nazioni, fecero una coalizione e si unirono in un'alleanza proprio malefica per distruggere Israele. E fu chiamata, se non sbaglio, la guerra dei 6 giorni, in cui diverse nazioni arabe, unite insieme con lo scopo di distruggere Israele, attaccarono la nazione di Israele, ma non poterono sconfiggerla. Eppure dice la storia che Israele non aveva nemmeno un esercito. Loro erano pochi, stavano rientrando dalle nazioni, ma pure così loro sconfissero queste nazioni arabe, alleluia, perché il Signore, fratelli, l'Onnipotente combatte per loro. Questa è una realtà, che tu ci creda o non ci creda, ma ti voglio dire, i veri cristiani devono credere questo, che il Dio, l'Onnipotente, El Shaddai, il Signore dei Signori, il Re dei Re, combatte in favore di Israele. Noi dobbiamo crederlo e noi dobbiamo, alleluia, rallegrarci in questo. Noi dobbiamo amare Israele, fratelli, per pregare per la loro salvezza, come diceva Paolo, la mia preghiera per Israele, per la loro salvezza. Amen. Noi dobbiamo pregare di più per questo popolo, fratelli, perché il Signore dice: io benedirò coloro che ti benedicono, ma maledirò coloro che ti maledicono, fratelli. Non vi sognate mai di maledire Israele, di proferire parole malvagie o parole che facciano veramente del male al popolo ebreo. Non pronunciate parole malvagie contro Israele, perché sennò la maledizione di Dio cadrà su di voi. Dio benedice quelli che benedicono Israele, e la pace sarà con loro che pregano per Gerusalemme. E il Signore ama coloro che amano Israele, alleluia, gloria al Signore. Ci fu un uomo pochi anni fa, se non sbaglio 3-4 anni fa, un certo Chavez,
che era un dittatore del Venezuela, un militare, un uomo malvagio, orgoglioso del Venezuela, e lui aveva un odio verso Israele. Infatti lui era un amico dei paesi arabi, era un uomo malvagio, era un uomo violento, un uomo veramente posseduto dal diavolo. E un giorno questo uomo disse, lo disse in una conferenza stampa, che lui desiderava la distruzione di Israele. Lui disse: quel popolo deve essere distrutto. E addirittura, fratelli, quell'uomo maledisse Israele davanti ai giornalisti, davanti alle telecamere. Ci sono i filmati di questo. Questo uomo disse, con il suo orgoglio, la sua cattiveria, era un uomo orgoglioso, arrogante, lui diceva di essere forte, lui pensava di essere forte. Possiamo dire era un Nabucodonosor dei giorni nostri, e un certo Chavez, era un dittatore, un militare del Venezuela, uno che aveva il potere in Venezuela. E lui maledisse Israele, lui disse: io, e maledisse Israele, io non lo voglio neanche ripetere, lui disse: con tutte le mie viscere, dal profondo del mio essere, dalle mie viscere, io, lui disse delle parole malvagie contro Israele e maledisse Israele desiderando la loro distruzione. Sapete cosa è successo, fratelli? Questo uomo disse: dalle mie viscere io, e iniziò a proferire maledizioni contro Israele. Dopo un breve periodo di tempo, fratelli, questo uomo fu colpito da un cancro nel suo corpo, proprio nelle viscere, proprio dentro, se non sbaglio negli intestini, nelle parti del suo corpo più, diciamo, profonde, proprio da lì, da dove lui aveva maledetto Israele, gli venne fuori un cancro che nel giro di pochi mesi lo fece perire. Fratelli e sorelle, queste cose sono vere, queste cose sono reali. La maledizione cade su tutti coloro che maledicono Israele. Perciò tu che mi ascolti, non pensare mai male del popolo di Israele, ma anzi prega per loro, che Dio li illumini, li benedica, e che veramente porti la luce di Gesù Cristo in quella nazione. Guardate cosa dice. Amen. Alleluia. In Zaccaria capitolo 12. Zaccaria capitolo 12. Al verso 1 dice: l'oracolo della parola dell'Eterno riguardo a Israele. Amen. Così dice l'Eterno, che ha disteso i cieli, posto le fondamenta della terra e formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Ecco, e qui è il Signore, l'Onnipotente che parla, fratelli. È l'Iddio del cielo che parla, dice: ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti, e saranno pure contro Giuda quando cingeranno d'assedio Gerusalemme. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi. E guardate, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunate contro di lei. Questa è una profezia, fratelli, una parola che si deve compiere. Anche se tutte le nazioni della terra venissero contro Gerusalemme, contro Israele, non potranno vincerla. Ma le nazioni saranno distrutte davanti a Israele, fratelli.
Alleluia, perché Dio, alleluia, l'Onnipotente, l'Iddio della gloria, l'Iddio altissimo, l'Iddio fedele, ha stabilito un patto con Israele. E voi sapete che il Figlio di Dio, Gesù, il Salvatore, il Messia, il Nazareno, quando venne sulla terra, lui venne, alleluia, e nacque in Israele, nacque, alleluia, a Betlemme. Lui camminò in quella terra, lui visse in quella terra, lui insegnò in quella terra, gloria a Dio, nacque la Chiesa. Alleluia! E poi vi voglio dire, cari nella grazia, Gesù Cristo ritornerà. Amen. E durante il millennio lui regnerà da Gerusalemme. Amen. Il Signore regnerà da Gerusalemme, perciò il Signore ha un proposito con quella nazione, fratelli. E pensate voi che la santa città che è nei cieli, la città che si trova nel regno dei cieli, che Dio ha preparato per noi, si chiama Nuova Gerusalemme. Fratelli, il Signore si prende cura di Gerusalemme. Anche se il popolo di Israele per adesso vive ancora nella ribellione, ma comunque c'è sempre un residuo che veramente ha riconosciuto Gesù come Messia, ci sono sempre stati dei fedeli anche in Israele che non hanno piegato le ginocchia a Baal, e ancora oggi è così, ma verrà un tempo negli ultimi giorni che il Signore farà un'opera potente in mezzo al popolo ebreo, in mezzo a Israele, e si convertiranno al Signore, si convertiranno a Cristo, e il Signore restaurerà Israele, e Israele, Gerusalemme, sarà innalzato al di sopra delle nazioni. E in quel glorioso periodo che la Bibbia in Apocalisse chiama il millennio, amen, dopo la grande tribolazione, dopo quei periodi di angoscia, Gesù Cristo regnerà da Gerusalemme sulle nazioni, gloria a Dio, amen. Perciò il Signore, fratelli, si prende cura del suo popolo, e il Signore si prende cura della sua Chiesa, amen. Il Signore è fedele alle promesse verso Israele, e il Signore è fedele alle sue promesse verso la Chiesa. Il Signore ha fatto un patto con Israele, ma il Signore ha fatto un nuovo patto anche con noi. Alleluia, che siamo la Chiesa. Amen. E noi stiamo vivendo, fratelli, in questa dispensazione del nuovo patto che Gesù Cristo, alleluia, ha fatto tramite il suo sangue con la Chiesa. Ma noi che siamo la Chiesa dobbiamo amare Israele, fratelli. Nessun cristiano può parlare male di Israele, nessun cristiano può criticare gli ebrei, nessun cristiano può avere pensieri negativi verso il popolo di Israele, ma noi dobbiamo amarli, noi dobbiamo pregare per la loro conversione, noi dobbiamo pregare che il Signore li illumini, li liberi. Amen. Noi dobbiamo desiderare che Israele sia illuminato, perché anche questo sarà un segno potente degli ultimi tempi. Amen. E vi voglio dire, in questi giorni, proprio in questo periodo, ci sono tanti ebrei che si stanno convertendo al Messia, a Gesù Cristo. Il Signore sta facendo un'opera in Israele e sta mandando anche dei servi da fuori a portare l'Evangelo, dei predicatori che vanno a Gerusalemme a portare l'Evangelo di Cristo. Anche questa è un'opera di Dio, amen, degli ultimi tempi. Vogliamo ritornare rapidamente a Luca capitolo 21, cari nella grazia, alleluia, gloria al Signore, amen. E dice che in vari periodi della storia Gerusalemme è stata circondata dagli eserciti, fino dai tempi antichi, dai tempi dei Romani. Gerusalemme
fu circondata da eserciti. Poi durante la storia anche più moderna, Gerusalemme è circondata da eserciti. Sapete che pochi mesi fa, quando il governo americano, il presidente americano degli Stati Uniti, ha riconosciuto pubblicamente che Gerusalemme è la capitale di Israele, e l'ambasciata degli Stati Uniti, che si trovava in un'altra zona di Israele, probabilmente a Tel Aviv, il governo americano ha deciso di stabilire la sua ambasciata a Gerusalemme, dichiarando così che Gerusalemme è la vera capitale di Israele. Sapete che quando il presidente statunitense ha fatto questa dichiarazione, la maggior parte dei governi della terra si sono scagliati contro questa decisione, hanno dimostrato proprio uno spirito contrario verso Gerusalemme. Fratelli, e Gerusalemme, come abbiamo letto in Zaccaria 12, è diventata una coppa di stordimento per le nazioni. Ci sono uomini, fratelli, che nelle nazioni senza motivo odiano gli ebrei, perché al diavolo, fratelli, dà fastidio quel popolo, perché tramite quel popolo è venuto il Messia. Amen. Ecco perché Gesù Cristo stesso un giorno disse anche alla donna samaritana, Gesù disse queste parole a questa donna quando Gesù la incontrò. Gesù gli disse: la salvezza viene dai giudei. Oh, alleluia, che potente dichiarazione perfino del Figlio di Dio. Disse: la salvezza viene dai giudei. Amen. Oh, cari nella grazia, il diavolo odia Israele, Gerusalemme. Ecco perché il diavolo, tramite gli spiriti maligni, i demoni, influenza le nazioni, influenza le persone, influenza i governanti, influenza i paesi arabi, e tutte queste persone hanno un odio verso Israele. Vorrebbero, fratelli, cancellarlo dalla faccia della terra. Ma il Signore ha fatto diventare Gerusalemme una coppa di stordimento, una coppa di stordimento. Alleluia, il Signore ha fatto diventare Israele come una pietra pesante. Alleluia, e quelli che cercheranno di caricarsela addosso saranno schiacciati da essa. Fratelli, e voglio dire spiritualmente parlando, se il Signore ha fatto di Gerusalemme una pietra pesante, quanto più la Chiesa è una pietra pesante. E alleluia, fratelli, una pietra, oh alleluia, incrollabile, la Chiesa, perché nella Chiesa c'è la roccia eterna, nella Chiesa c'è la pietra angolare, nella Chiesa c'è la pietra che è venuta dal cielo, il Cristo, e nessuno potrà distruggere la Chiesa. Gloria a Dio, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere, così come nessuno potrà sconfiggere Israele, nessuno potrà sconfiggere la Chiesa, fratelli, perché noi regneremo con Cristo per i secoli dei secoli. Ma noi dobbiamo perseverare fino alla fine, come abbiamo letto, perseverare fino alla fine, fratelli. Noi dobbiamo andare avanti, perché stiamo vedendo il compimento profetico. Alleluia, le nazioni si vogliono scagliare contro Israele, le nazioni perseguitano Israele, le nazioni perseguitano in un certo modo gli ebrei, le nazioni perseguitano i veri cristiani, le nazioni, gli uomini impossessati dal diavolo si scagliano contro i veri cristiani, ma noi con la nostra perseveranza guadagneremo l'anima nostra, fratelli. Alleluia, custodiremo l'anima. Noi dobbiamo perseverare, fratelli, nel nome di Gesù Cristo vogliamo perseverare, perché il Signore ha fatto della Chiesa, come di Gerusalemme, una pietra pesante. Noi siamo pietre viventi, fratelli. E quando il diavolo cerca di attaccarci, ti voglio dire, tu sei una pietra nelle mani di Gesù Cristo. La Chiesa
è una pietra viva nelle mani di Gesù Cristo. Alleluia, noi siamo una pietra nelle mani di Gesù Cristo, come quando Davide, fratelli, per sconfiggere il gigante, prese una pietra dalla sua sacca pastorale. Davide aveva una sacca dove teneva le pietre per allontanare le belve che a volte venivano contro il gregge. Davide era un pastore, ma la Bibbia dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. E il Signore stesso, Gesù Cristo, protegge la tua vita, protegge la tua anima, protegge la Chiesa. Non temere, così come Davide, fratelli, con una pietra buttò giù, buttò per terra, sconfisse il gigante Golia con una pietra, con una sola pietra. Così Gesù Cristo, alleluia, protegge la sua Chiesa e ci fa diventare noi stessi, siamo pietre viventi, fratelli, che il Signore con la potenza dello Spirito Santo, alleluia, ci fa andare contro il diavolo, contro le tenebre, contro i giganti di questo mondo, contro gli spiriti, contro gli idoli. Noi siamo pietre vive nelle mani di Gesù Cristo, e come Davide lanciò con la fionda quella pietra guidata dalla potenza dello Spirito di Dio che trafisse, alleluia, il gigante con il pendolo nella fronte, così il Signore si vuole servire anche della Chiesa, alleluia, per abbattere le fortezze, per abbattere i demoni, per abbattere gli spiriti, per abbattere, oh, gli idoli, per abbattere le menzogne. Sorella, fratello, tu non devi temere, tu devi essere una pietra viva che Gesù Cristo può scagliare contro le tenebre. Il Signore dice: io vi mando, alleluia, oh, con l'autorità come il Padre ha mandato me, così io mando voi, alleluia. Andate e fate discepoli, andate, scacciate i demoni, andate, alleluia, con la mia potenza, alleluia. Io vi do il potere di calpestare serpenti e scorpioni e nulla vi farà del male. La Chiesa, fratelli, spiritualmente parlando, è una pietra viva nelle mani potenti di Gesù Cristo, che Gesù Cristo scaglia contro le tenebre. Quando Lui ci manda a predicare, è come se Lui ci scagliasse contro le tenebre. Lui ci manda a predicare, oh, e Lui stesso ci manda, ci lancia, oh, alleluia, ci scaglia contro le tenebre con la potenza dello Spirito Santo, come Davide scagliò la pietra contro Golia, contro il diavolo, perché Golia rappresenta il diavolo, fratelli, che vuole attaccarci, ma il Signore ci scaglia contro di lui, oh, alleluia, perché noi abbiamo una spada affilata, nelle mani, fratelli. Quando Gesù Cristo ci scaglia, noi abbiamo una spada, alleluia, per trafiggere le tenebre nel nome di Gesù Cristo. Tu non puoi avere paura, tu hai autorità, Chiesa di Gesù Cristo, il Padre ti ha dato autorità, tu non puoi essere un codardo, non puoi temere, perché la Bibbia dice che i codardi non entreranno nel regno dei cieli. Oh, fratelli che mi ascoltate, sorelle, cristiani, cristiani cari nel Signore, non possiamo essere codardi, ma se noi siamo nelle mani di Gesù Cristo, Lui ci fa diventare come delle pietre. Oh, alleluia, piene dello Spirito Santo per abbattere i giganti, gloria a Dio, nel nome di Gesù, alleluia. Gesù Cristo ha vinto, Gesù Cristo il grande pastore, Gesù Cristo custodisce la sua Chiesa, alleluia. Noi siamo pietre vive nelle mani del Signore, amen, fratelli e sorelle. E il Signore parla di questi segni dei popoli che si scagliano contro Gerusalemme, e queste profezie si sono già compiute e in parte si compiranno ancora, fratelli e sorelle. Basta vedere le notizie, quante volte ci sono manifestazioni contro Israele da parte degli arabi, dei cosiddetti palestinesi o dei popoli malvagi che vorrebbero sterminare Israele, ma Israele è sempre andato avanti e andrà avanti, alleluia, come la Chiesa di Gesù Cristo. E poi il Signore al verso 25 parla dei segni del sole: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli
nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. E noi abbiamo già visto il compimento di questo, segni nel sole, fratelli. Questo mi fa ricordare anche le eclissi solari, dove il sole a mezzogiorno viene coperto da un'ombra, possiamo dire, dalle tenebre, e a mezzogiorno diventa buio come a mezzanotte. Eclissi solari, segni nella luna, la luna che diventa rossa, oppure la luna che prende un colore, fratelli, che è strano. Sono segni anche questi, segni nelle stelle, segni nel cielo, come dicevo l'altro giorno, tutti questi eventi atmosferici come i tornado, le trombe d'aria. Anche in Italia ultimamente ci sono state trombe d'aria in varie zone d'Italia, questi uragani in giro per il mondo, questi tornado, anche questi sono segni dei tempi, fratelli, dei tempi della fine, eventi atmosferici. E poi qui dice il Signore anche nel verso 25, sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Fratelli, qui Gesù, una parola profetica, parla del fragore dei mari, tutte queste sciagure climatiche, atmosferiche, che spaventano l'umanità. Gli uomini sono spaventati. Vi ricordate, se non sbaglio, nel 2003, fratelli, quando sulla terra venne questo grande tsunami che veramente sconvolse il pianeta intero, fratelli. Tremò la terra, i flutti del mare, fratelli, il mare fu scosso e veramente e morirono migliaia e centinaia di persone in questo tsunami. Anche questo è stato un segno profetico compiersi. E giorno per giorno vediamo, fratelli, inondazioni, alluvioni, disastri. Pochi giorni fa in Giappone c'è stata una grande alluvione dove centinaia di persone sono morte. La nazione più tecnologica del mondo non ha potuto fare nulla contro l'alluvione. Fratelli, voi sapete che il Giappone è la nazione più tecnologica, più avanzata nella tecnologia, nella scienza, possiamo dire, e in queste tecnologie virtuali e moderne, eppure loro non hanno potuto fare nulla contro l'alluvione. E il Giappone si è dovuto, per così dire, inginocchiare davanti a questa alluvione. Fratelli, tutti questi sono segni degli ultimi tempi. Noi stiamo vivendo in tempi profetici, particolari, tempi, fratelli, molto critici, nei quali noi dobbiamo vegliare continuamente, stando attaccati al Signore, perché ci sono alluvioni anche in senso spirituale, fratelli, che vorrebbero sommergere le persone sotto le acque contaminate del mondo, alluvioni nelle anime, tempeste nelle anime, uragani nelle anime delle persone. Ci sono, oh fratelli, eventi che vogliono distruggere le anime. La Bibbia parla anche di venti di dottrine, venti che soffiano contro le anime, dottrine di demoni che vogliono trascinare le persone, farle affogare come un'alluvione di confusione che vuole veramente portare le anime alla distruzione. Ecco perché noi dobbiamo aggrapparci alla roccia eterna, al fondamento, alleluia, alla parola del nostro Signore. Dobbiamo essere forti, alleluia, nella parola di Cristo, fratelli e sorelle. Amen. Alleluia. Gli uomini, dice Luca 21:26, mi avvio alla conclusione di questa parte, gli uomini verranno meno per la paura
e per l'aspettazione delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Qui parla di uno scrollamento, di uno scuotimento, la terra, i cieli tremeranno. Fratelli, l'umanità è spaventata, gli esseri umani sono spaventati, loro vogliono far finta di niente, allora si rifugiano nei divertimenti, nei piaceri del mondo, cercano di dimenticare, andiamo a bere, andiamo a mangiare, andiamo in vacanza, andiamo a divertirci, non succede niente e loro vogliono far finta che nulla succede, ma invece, fratelli, la terra sarà scossa. E allora vedranno il figlio dell'uomo, alleluia, venire dal cielo. Oh, Rabataka Bashia, allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Luca 21, 27, allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Fratelli, la venuta, il ritorno, la manifestazione del figlio dell'uomo, del figlio di Dio è vicina, fratelli. Lui ritornerà con potenza e grande gloria. Noi dobbiamo vegliare in ogni tempo, pregare in ogni tempo, stare attaccati a lui in ogni tempo, aggrapparci alla sua parola in ogni tempo, consacrarci in ogni tempo e chiedere al Padre di riempirci di Spirito Santo per essere pronti e fedeli a lui per il suo ritorno. E poi dice il Signore, voglio finire qui questa sera, amen, Luca 21:28, ora quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto, alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Fratelli, quando noi vediamo queste cose accadere, noi dobbiamo alzare la testa in alto. E questo è il tempo, fratelli nella grazia, sorelle nella grazia. Oggi è il tempo che noi alziamo gli occhi verso il cielo, verso l'alto, da dove verrà il nostro soccorso, il nostro aiuto, la nostra redenzione vicina, fratelli. Perché noi stiamo già vedendo che queste cose stanno accadendo, i segni, le confusioni nel mondo, le false dottrine, i falsi profeti che dilagano, le persecuzioni contro i veri cristiani, i maltrattamenti, le discordie verso i veri cristiani, le persecuzioni. Noi stiamo già vedendo, fratelli, tutti questi segni nel mondo, nel clima, terremoti, tsunami, uragani, tornado, vulcani che esplodono, misericordia, segni nell'immoralità, giorni come Sodoma e Gomorra, matrimoni gay, matrimoni misti, matrimoni perfino, fratelli, con ragazzine. Gli uomini veramente stanno facendo cose terribili. Quando noi vediamo queste cose che si compiono, fratelli, noi dobbiamo alzare gli occhi verso il cielo. E questo è il tempo, fratelli nella grazia, che noi alziamo gli occhi verso il cielo, perché il ritorno di Cristo è vicino. Questo è il tempo, fratelli. Oh, alleluia, che noi iniziamo a dire con tutto il cuore: Signore Gesù, vieni. Signore Gesù, purificami. Signore Gesù, consacrami. Fammi essere pronto. Alziamo gli occhi verso il cielo, fratelli, perché la nostra redenzione è vicina. Alleluia. Noi dobbiamo vedere con gli occhi della fede che Gesù ritorna. Alleluia, prendere la sua chiesa.
consacrati a Cristo, il Re dei Re ritorna. Aggrappiamoci a Lui, alziamo lo sguardo verso il cielo, alleluia, l'eletta battuta, Sebaragadai, Omla Yezamandegua, Schima Dagahash, Tebeto, Sheriamakara, alleluia.
riceviamo nuove forze nel nome del Signore. Riceviamo il fuoco, alleluia, l'unzione fresca dal cielo, alleluia, che ci riempie. Che aramas